continua a far discutere il tema della gestione dei rifiuti agricoli, ma non solo per le novità introdotte dalle nuove normative. A Pantanello di Metaponto, in un seminario organizzato dall'Assia, sono stati presentati anche i casi virtuosi degli accordi di programma, intrapresi tra enti pubblici e privati, che facilitano e snelliscono gli adempimenti a carico degli imprenditori circa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti agricoli, considerati dalla legge come rifiuti speciali. Uno dei casi presentati al convegno è l'accordo di programma coordinato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, che da anni lavora sull'argomento. Ce ne ha parlato il direttore Anselmo Montermini. Sì, noi abbiamo un'esperienza che parte dal 1998 col primo accordo di programma alla luce dell'allora decreto Ronchi ed è proseguita fino a ieri praticamente con il quarto accordo di programma siglato nel dicembre del 2010. Adesso tutte le nuove norme che in materia di rifiuti escono praticamente tutti i giorni e stanno vanificando questa positiva esperienza, perché noi abbiamo raccolto diverse centinaia di tonnellate di rifiuti agricoli a diverse riprese in modo estremamente semplificato, perché gli accordi di programma sono uno strumento incredibile che danno alla pubblica amministrazione questa possibilità di semplificare le procedure. Questo ha agevolato moltissimo l'agricoltore che ha via via lentamente cominciato a portare i rifiuti nei luoghi appropriati, e siamo anche riusciti a fare questo a bassissimo costo. Oggi è tutto vanificato, ecco perché nei prossimi giorni ci recheremo in Parlamento per fare presente l'esperienza positiva di 12 anni, ma anche facendo delle richieste ben precise, portando dei dati. In Basilicata invece spicca l'esperienza della provincia di Matera, che attraverso la PEA ha dato inizio a un progetto pilota, come ha riferito Giusi Costantini, presidente dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. La provincia di Matera, per il tramite della PEA, sta attualizzando questo progetto, un progetto pilota nell'ambito dei rifiuti agricoli speciali non pericolosi, e in particolare ci occuperemo della gestione dei rifiuti delle plastiche, che sicuramente nel Metapontino è un'emergenza, e dove in questo progetto abbiamo non è soltanto la PEA che partecipa, ma l'Alsia, le associazioni di categoria e il distretto agroalimentare. Il ruolo della PEA in questo progetto qual è? La PEA coordinerà questo progetto, che praticamente si sviluppa in quattro fasi, ed ognuno, per i ruoli e le competenze, dovrà attuarle. Queste fasi riguardano l'informazione, la formazione e poi la gestione della raccolta dei rifiuti e lo smaltimento, ovviamente.